noi dobbiamo accertarci sono le proteine, perché sono le proteine che assorbono l'acqua. Poi, negli impasti, avete mai sentito dire il glutine non esiste? Esiste il glutine in natura, naturale, cioè vado in campagna e prendo il glutine. Il glutine non esiste, quindi il glutine va formato, molto importante. Formato perché molte volte si sente dire il glutine si forma con forza meccanica, acqua e farina. Sempre ritornando al discorso del sale, il sale irrigidisce il glutine. Questo ci poi a casa fate un impasto, fate due prove, due impasti diversi, uno con il sale primo e uno con il sale dopo, stessa ricetta, noterete una grande differenza, stessa ricetta, stessa farina, stessa cosa. Però poi è importante saper formare il glutine, perché se il sale lo metti dentro e poi non sai formare il glutine, poi avrai un impasto che si collassa. Il primo step, quando noi ci affidiamo alla ricetta tra virgolette storica, sciogliamo il sale nell'acqua e il sale ci aiuta. Io quando avevo 14 anni le farine arrivavano al massimo a 9-10 di proteine, ma oggi chi è che usa una farina più bassa di 10? Chi? Quindi vedete che è tutto subordinato all'approccio. Il W1 non è l'espressione delle proteine, della forza della proteina. Sicuramente, però io che ho frequentato tanti domini, quindi vi posso dire che è rilevante. Rilevante perché bisogna analizzare le proteine. Sono le proteine che ti dicono la verità, non proprio. Vediamo se siamo pronti. Diego! Sì.